Quinta stazione, Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Gesù disse ai suoi discepoli, se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Meditiamo, Simone di Cirene, sono un piccolo e povero, non sconosciuto contadino, di cui non parlano i libri di storia, eppure fa la storia. Hai scritto uno dei capitoli più belli della storia dell'umanità. Tu porti la croce di un altro. Tu sollevi il capitolo e tu dici che schiacci la vittima. Tu gli dai dignità a ciascuno di noi, ricordandoci che siamo noi stessi soltanto se non siamo noi stessi. Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul canelotto, nell'ospedale, nel carcere, nelle periferie delle nostre città. Cristo ti aspetta. Lo riconosceremo, lo soccorreremo o moriremo del nostro egoismo. La faccia.
Il volto di Gesù è bagnato dal sudore, è legato dal sangue, è coperto di sputi insolenti. Chi avrà il coraggio di avvicinarsi? Una donna esce allo scoperto, tenendo accesa la lampada dell'umanità. E asciuga il volto, e ritrova il volto. Queste persone sono senza volto. Quante persone sono spinte dal margine della vita, nell'esilio dell'abbandono e nell'indifferenza che uccide gli indifferenti. Infatti è vivo soltanto chi brucia d'amore e chi si china su Cristo, che offre, aspetta in chi soffre. Oggi, sì, oggi, perché domani sarà troppo tardi. Preghiamo, Signore Gesù, basterebbe un passo e il mondo potrebbe cambiare. Basterebbe un passo e in famiglia ritornerebbe la pace. Basterebbe un passo e il mendicante non sarebbe più solo. Basterebbe un passo e l'ammalato sentirebbe una mano che gli stringe la mano per sanare ambedue. Basterebbe un passo e i poveri potrebbero sedersi alla mensa, togliendo tristezza alla tavola degli egoisti che non possono far festa da soli. Signore Gesù, basterebbe un passo, aiutaci a farlo, perché si stanno esaurendo nel mondo tutte le scorte della gioia. Aiutaci, Signore. L'aggressione nei confronti della famiglia.
Sembra che oggi sia nato una specie di antigenesi, un antigenio, un orgoglio diabolico che pensa di spazzare via la famiglia. L'uomo vorrebbe diventare l'umanità, modificando la normatica stessa della vita, così come Dio l'ha pensato e voluto. Però sostituisce a Dio, senza essere Dio, è la più folle arroganza, è la più pericolosa avventura. La caduta di Cristo ci apre gli occhi e ci fa rivedere il volto bello, il volto vero, il volto santo della famiglia. Il volto della famiglia di cui tutti abbiamo.